Va a Vincenzo Pisani dell'MB Lacce Coliri la vittoria della terza edizione Memorial di ciclismo Danilo Mancini. La gara si è svolta a Supino in memoria del compianto, cittadino supinese da sempre nel mondo dell'associazionismo e dello sport. Per Pisani si tratta del secondo successo consecutivo, oltre alla sua affermazione assoluta, da segnalare anche quella di Enzo Di Prospero del team Zama per la seconda fascia e di Deborah Mascelli, effetto ciclismo, per la categoria donne. Nella categoria gentleman, vittoria di Terenzio Carpentieri di Cicli Montanini Santa Marinella, mentre nei super gentleman A vince il molisano Ritota della Faga Gioielli. Nel Super Gentleman B il campano Giuseppe Corrato della GS Pentria. La competizione, giunta alla sua terza edizione, è stata organizzata dalla SD Supino DM, dalla famiglia Mancini, da Tony Bike di Frosinone sotto l'egida della Xine di Frosinone, che ha indetto per questa gara la prova unica di campionato provinciale strada. Sono stati 105 concorrenti che si sono presentati ai nastri di partenza di questa manifestazione. Vincenzo Pisani è riuscito ad imprimere alla gara un ritmo infernale. L'atleta ciociaro in forza alla MB Lazio e Coliri è arrivato all'arrivo di Viale Regina Margherita in solitario con le braccia alzate davanti all'ex professionista Umberto Nardecchia del team Nardecchia e dall'altro ciociaro Emiliano Fanfarillo della GC Priverno. La gara valida come campionato provinciale Xen Strada ha segnato le maglie di campioni provinciali 2013 che sono andate alle spalle di Federico Colone della Roccasecca Bike, Mauro D'Angelo della Ciociaria Bike, Tiziano Vittiglio della SC Fiuggi 1975, Emiliano Nicoletti e Fabrizio De Amicis della Roccasecca Bike e Fabrizio Fioramonti della MB Lazio e Coliri. Noi come comune partecipiamo sempre molto volentieri perché si nota la dedizione con la quale la famiglia va avanti per quanto riguarda questa competizione. È una competizione importante, mi diceva prima Davide, che hanno partecipato 105 persone e questo credo che sia un ottimo risultato perché in altri momenti, in altre competizioni il numero è stato sempre completamente inferiore. Allora io voglio ringraziarvi a nome di tutta la comunità di Supino, a te, a tua madre, a tuo fratello, a tutta la tua famiglia perché effettivamente dimostrate non solo l'impegno ma l'amore che avete per chi non c'è più e dimostrate anche un impegno importante per quanto riguarda lo sport.